Castelli del Ducato sono una risorsa importantissima perché come territorio vediamo dell'attenzione che il turista riserva a questa parte di offerta territoriale che ha un grande rilievo, anche perché il rilievo non è solo per le bellezze che sa rappresentare, che sa, diciamo così, offrire, ma anche perché costringe ad immergersi in quella che è tutta la cultura del territorio piacentino, tutto quello che noi possiamo offrire anche dal punto di vista enogastronomico. E quindi diciamo che è un'offerta a tutto tondo. Noi sul turismo stiamo investendo tantissimo, le risposte ci sono e sono risposte interessanti perché nascono da una sinergia tra il privato, come nel caso dei castelli, e dal pubblico. Devo dire però che la parte, diciamo, pubblica dovrebbe essere sempre più vicina al privato, soprattutto come nella fattispecie del lavoro che stanno facendo, che sta facendo il Conte, ma anche tutti coloro che con lui collaborano, proprio perché attraverso queste sinergie noi vediamo che i risultati aumentano sempre di più e anche il gradimento diventa sempre un gradimento che è diffuso e che sa anche trasmettersi in quelle che sono le altre realtà territoriali. Siamo molto invidiati per i nostri castelli, ne siamo orgogliosi, penso che per il futuro ci si debba concentrare sempre di più in azioni mirate che facciano crescere il nostro territorio.